siete qui con noi. Allora, intanto che voi vi collegate, anch'io controllo che ci sono. E quando vedete, datemi qualche feedback, come sempre, per capire se mi vedete e sentite. Oh, ok, dovrei esserci. Bene. Allora, avete visto, ho cambiato anche un po' postazione perché oggi abbiamo anticipato di un'ora la diretta, quindi siccome avevo luce davanti a me, allora ho voluto girarmi così ho un po' di luce del giorno anche sul viso e non sempre le luci artificiali che abbiamo visto non fanno tanto bene, quindi ho girato postazione. Allora, vedo già qualcuno che si sta collegando. Buon pomeriggio. Oggi abbiamo anticipato, lo so che ieri vi avevo detto che la diretta sarebbe stata alle 5:30, ma abbiamo avuto un po' di imprevisti e quindi ho spostato di un'ora e mezza la diretta, così siete liberi prima per fare altre cose. Allora, aspetta ancora qualche secondo, vedo che vi state collegando. Ho visto che ieri siete stati in tantissimi a visualizzare l'allenamento che abbiamo fatto insieme. Beh, quell'allenamento lo potete fare ogni giorno. Chi non ha il corso online o chi non si allena con me può comunque continuare a praticare quell'allenamento. Se invece volete approfondire e imparare nuovi esercizi, c'è anche il programma online. Allora, di cosa parliamo oggi? Oggi vi ho anticipato che avremo come ospite Diego Sommavilla, che è un appunto coach del sonno, quindi aiuta le persone esauste, stressate, che hanno problemi di insonnia, a riprendere il controllo della loro vita proprio per avere più energia e per dormire meglio. Oggi con lui affronteremo non tanto l'aspetto del sonno in quanto importante sulla pelle, perché sappiamo che uno dei segreti per mantenere un viso in forma, un viso fresco, giovane, è il sonno. Il sonno è molto importante perché influisce proprio sulla qualità della pelle e questo credo che ognuno di voi se ne renda conto quando si sveglia la mattina con una faccia stanca. Quando appunto dopo non aver dormito durante la notte oppure non dover aver dormito poco o non aver dormito affatto. Quindi ci accorgiamo da soli che influenza ha il sonno sul nostro viso. Oggi però guarderemo al sonno da un altro punto di vista, ma questo poi adesso lo vediamo insieme a Diego che invito adesso qui con noi. Quindi Diego, ti invito. Ciao Ci Diego, siamo. benvenuto. Ciao, ciao Petra. Ciao a Ciao, tutti. grazie di aver accettato il mio invito qua sulla pagina. Sai che a me Grazie a te. piace sempre parlare non solo di yoga facciale, ma anche di benessere, di bellezza e appunto vedere, trattare di vari argomenti. Certo. Quindi tu sei un esperto del sonno, Sì, coach, sì. esatto. E infatti, ha appena Nelson. detto che il sonno è molto uno dei fattori importanti che proprio influiscono sulla pelle, avere la pelle fresca, più giovane. Ma Certo. oggi vorrei affrontare l'argomento sonno da un altro punto di vista, soprattutto in questo periodo particolare in cui ci troviamo, che appunto abbiamo tutti un po' i ritmi sfasati col fatto che stiamo sempre a casa. Magari qualcuno tende ad andare a dormire tanto più tardi rispetto al solito, oppure andare a dormire prima, visto che magari chi ha bambini magari è ancora più stanco di stare tutto il giorno con loro, magari va a dormire già alle 8. Chi approfitta la mattina per dormire più a lungo rispetto a quello che era stato abituato. Quindi abbiamo un po' questi ritmi di sonno sfasati. Ecco, la mia domanda che ti pongo è: quali rischi sono legati a questo cambiamento di orari o cambiamento di abitudini per quanto riguarda il sonno? Allora, cioè, quello che sta succedendo è come hai detto tu, Petra, cioè, il fatto che, per esempio, una persona che ha un'attività serale, io penso magari a un ristoratore che normalmente va a letto sempre dopo la mezzanotte, adesso può rimanere a casa, probabilmente lui si gode anche questo momento che può andare a riposare prima, no? Quindi anziché andare a dormire l'una o due di notte, magari guarda un film e a mezzanotte magari va a dormire o magari va a dormire anche prima. E soprattutto magari ci sono persone che tendono
tendenzialmente devono alzarsi molto presto la mattina, tipo magari alle 5 o 6 per andare a lavorare, e che adesso non hanno più questa esigenza, per cui si concedono magari 2-3 ore di sonno in più, quindi magari si alzano alle 8 e quindi hanno, sono persone che hanno completamente, diciamo, modificato il loro ritmo sonno-veglia. E ti dirò che alcuni giorni fa, diciamo, sono cose che sapevo già, però diciamo, c'è stato, sto seguendo anche alcuni, diciamo, medici o comunque terapeuti del sonno, e dicevano proprio che già abbiamo milioni di italiani che soffrono di insonnia, ma questa situazione può ulteriormente aggravare l'insonnia di chi già soffre, diciamo, di questo disturbo, ma è molto probabile che ci saranno ancora molte più persone che soffriranno di questo problema. Perché? Perché diciamo che sono due gli aspetti, fattori che possono causare l'insonnia. Cioè, ci sono aspetti emotivi, chiaramente sappiamo, una persona perde il lavoro, chiaramente è preoccupata, quindi ci sono tutta una serie, diciamo, di emozioni, di preoccupazione, di ansia, di stress che ti portano a non dormire. Quindi si pensa che quella, diciamo, sia la causa principale dell'insonnia, e per la maggior parte delle persone è proprio questo, è un discorso proprio di stress, quindi le ragioni emotive sono, diciamo, il principale fattore che conduce all'insonnia. In realtà però ci sono anche dei fattori comportamentali, cioè dei fattori più legati allo stile di vita, più legato proprio a quello che stiamo dicendo, agli orari del sonno. E quindi, diciamo, in questo momento in cui la nostra giornata non è più scandita da orari, diciamo, fissi, perché bene o male tutti ci alziamo alla stessa ora, abbiamo i nostri pasti alla stessa ora, magari andiamo in palestra, facciamo un po' di attività fisica, quindi, diciamo, la nostra giornata, bene o male, è scandita da orari regolari, per cui anche ci alziamo a una certa ora e bene o male andiamo a dormire tutti ad una certa ora. In questo momento che non c'è più motivo per alzarsi ad un orario fisso e andare a dormire ad un orario fisso, stiamo facendo un po' quello che ci piace, ok? E sarebbe una grande opportunità in realtà quello che sta succedendo, nel senso che potremmo veramente capire anche di quanto sonno abbiamo bisogno, perché diciamo che gli studi dicono che l'ideale sarebbe dormire 7-9 ore per notte, mm-hmm. È l'ideale, però in realtà quello diciamo un tempo ideale, però diciamo che ognuno ha un suo fabbisogno di sonno. Come fai a capire di quanto sonno hai bisogno? Semplicemente vai a dormire ad una certa ora, non metti sempre quella, non metti la sveglia, e dopo un po' ti accorgi che magari vai a dormire alle 11 di sera, ti alzi, ti svegli spontaneamente alle 7 del mattino. Significa che se questo succede per 4-5 notti di fila, magari non le prime perché hai del sonno arretrato, ma dopo qualche notte capisci che se vai a dormire alle 11 e ti alzi alle 7, 8 ore sono il tuo bisogno di sonno. Per cui dopo, anche quando torneremo alla normalità, potrai, diciamo, regolarti in base a questo. Quindi magari dovrai andare a dormire un po' prima, dovrai andare a dormire un po' dopo, però sai che sono 8 ore quelle di sonno di cui sono 8 le ore di sonno di cui hai bisogno, ok? Il problema è che adesso, diciamo, stiamo un po' rivoluzionando tutto, per cui magari andiamo a mangiare più, mangiamo più tardi, mangiamo prima, guardiamo magari di più la televisione, quindi in realtà non stiamo nemmeno magari seguendo questi che sono la i nostri mattina, dormiamo di più. Sì, esatto. E in più chiaramente c'è anche questa situazione che è anche un po' preoccupante per certi aspetti, perché capisco, insomma, una persona che lavorava, aveva un'attività, e quindi, cioè, insomma, non è come fare questo esercizio, diciamo, in vacanza, no? Perché in vacanza ti puoi rilassare, effettivamente ascolti un po' quelli che sono i tuoi ritmi e esatto. Comunque sei in uno stato di rilassamento, puoi dormire e fare questa cosa qua. Il problema è che stanno saltando anche un po' i ritmi cioè, lo stile di vita che sta cambiando in questi giorni ha una grande influenza anche sul sonno. Mm. Perché? Perché sono due i processi biologici che controllano il nostro sonno, ok? Cioè, per dormire bisogna essere rilassati, però ci sono anche delle condizioni esterne, o comunque delle condizioni esterne che influiscono sulla nostra biologia, che determinano proprio il nostro sonno, i nostri ritmi di sonno. Mm-hmm. Questi processi sono l'orologio circadiano, si chiama o processo E, o processo C, e la pressione del sonno, omeostasi del sonno, che viene detto processo S. Sono due processi molto semplici, che però sono molto, molto sensibili proprio al nostro stile di vita. Esatto, perché, cioè, capito questo, veramente sono cose semplici da capire. Allora, non si sa ancora tutto, però diciamo
che le informazioni che vi do vi permettono proprio anche di regolare il vostro ritmo sonno-veglia, sia in questo momento che poi anche quando speriamo si tornerà presto alla normalità. Mm-hmm. L'orologio circadiano, chiamato anche processo C, è un orologio interno, come dire, no? Proprio come l'orologio, guarda, ne ho proprio qua uno a portata di mano, come proprio l'orologio da parete, no? Quindi questo orologio scandisce nel corso della giornata il rilascio di determinati ormoni, ok? Determinati ormoni che regolano cosa? L'appetito, che regolano la pressione sanguigna, che regolano il battito cardiaco, che regolano anche il sonno, perché è l'orologio circadiano che alla sera, quando cala il buio, stabilisce da inizio, diciamo, al rilascio di melatonina, quindi la sera con il buio inizia la produzione di melatonina. La melatonina è un ormone che segnala al cervello e anche al nostro corpo che si sta avvicinando il momento di andare a dormire. Quindi abbiamo un rilascio che per alcune persone, quelle che vanno a dormire tendenzialmente un po' prima, magari inizia intorno alle 9, per le persone che vanno a dormire un po' più tardi potrebbe iniziare un po' dopo, però comunque, diciamo, c'è una fascia oraria serale in cui inizia questo rilascio di melatonina. Uh-huh. Il picco è intorno all'1-2 di notte, dopo cala progressivamente il rilascio di melatonina, intorno alle 6 mi pare comunque la mattina inizia la produzione di cortisolo, che è l'ormone dello stress. Okay? Quindi grazie al rilascio di cortisolo ci attiviamo e a un certo punto ci svegliamo e inizia la nostra giornata. Quindi diciamo che cortisolo e melatonina sono i due ormoni che più di tutto hanno a che fare con il sonno e anche comunque la temperatura, perché c'è un abbassamento della temperatura corporea durante la notte e poi risale verso la mattina. Ok, allora questo è un po' il funzionamento di questo orologio, però appunto questo orologio circadiano è molto sensibile, dicevo, allo stile di vita, ma soprattutto proprio agli stimoli che vengono dall'ambiente esterno. Perché? Perché ho detto che quando è che inizia il rilascio di melatonina? Quando inizia a calare il buio. Quindi diciamo che attraverso gli occhi, no? Cioè attraverso gli occhi, quindi la quantità di luce che colpisce gli occhi, questo meccanismo che è nell'ipotalamo capisce che si sta avvicinando la sera, che sta arrivando il buio, quindi è l'ora di prepararsi ad andare a dormire. Il problema è che, quindi, è molto quindi la sera, diciamo, percepiamo che sta arrivando il momento di andare a dormire, la mattina, quando c'è luce, percepiamo invece che è iniziata una nuova giornata. Il problema è in questo momento che stiamo in casa, tanto tempo in casa, per cui, diciamo, non siamo così esposti alla luce del sole come lo siamo magari in una giornata in cui normalmente magari alle 7 del mattino si esce, si fa un tratto di strada magari anche a piedi, o comunque siamo in un ambiente, siamo all'aperto, quindi diciamo, siamo più, diciamo, esposti alla luce naturale. Quindi in questo momento, diciamo, questo orologio circadiano, il nostro processo C, comunque questo processo interno non percepisce così una netta distinzione tra il giorno e la notte. Quindi di giorno magari abbiamo un po' di sonnolenza, ci sentiamo un po' stanchi, la sera non sentiamo questo ancora magari forte questo stimolo di andare a dormire, per cui chiaramente non senti il bisogno di andare a dormire, magari stai in piedi un po' di più, oppure la mattina stai ancora a letto, poi di giorno anche non hai, diciamo, molta esposizione alla luce del sole, per cui ti viene da appisolarti, per cui questo inizia a sballare un po' quella che è, diciamo, il normale ciclo. Ma anche la luce artificiale è come la luce esterna che dà l'input? La luce artificiale non è così potente quanto la luce... La sera, invece di prepararci al buio, abbiamo le luci della TV, del cellulare, Sì, allora, perché vedi, la luce naturale, cioè quella del sole, varia durante la giornata. Se vedi la mattina, magari vedi che è una luce molto intensa, no? Quando, mm-hmm. quando c'è l'alba, la luce dell'alba, vedi che è molto diversa dalla luce del tramonto. Sì. Cioè, la luce dell'alba è molto azzurra, è molto chiara, è quasi accecante, invece la luce che c'è la sera è rossastra. Mm-hmm. Quindi la luce del mattino contiene una maggiore quantità di frequenza blu, mentre la luce della sera contiene una maggiore quantità di frequenza rossa. Mm-hmm. Quindi quella del mattino attiva, invece la luce della sera, del tramonto, calma, rilassa e appunto ti prepara alla sera, al buio, la notte, no? Quindi hanno anche, diciamo, un impatto diverso sulla nostra biologia. Tu parlavi della luce artificiale. La luce artificiale che abbiamo in casa, quindi a LED e anche quella dei dispositivi elettronici, è una luce di colore blu, quindi molto simile alla luce della mattina. Quindi la luce che abbiamo in casa è vero che attiva, ok? Quindi attiva, però comunque non attiva tanto quanto, cioè, allora attiva troppo
per la sera, perché quindi se stai al computer... No, infatti dicevo questo, che la sera ci mantiene svegli perché siamo troppo attaccati sui dispositivi e quindi magari anche questo può influire sul fatto che non riusciamo a dormire perché ci esatto, tiene... Esatto, quindi c'è anche questo momento magari guardare la televisione fino a tardi, guardare sul computer fino a tardi, comunque non aiuta la sera a prendere sonno. Però probabilmente in questo momento quello che più di tutto manca è c'è proprio la sensazione che sia giorno o che sia sera, perché comunque la mattina, il pomeriggio, poi saltano comunque anche, magari c'è chi proprio per questa situazione non ha appetito, per cui salta un pasto, perché comunque io ti ho detto, abbiamo parlato della luce, che è il principale segnale che, diciamo, ci fa percepire che è giorno, che è notte, ma non è solo quello, cioè, la luce è il principale segnale, ma anche i pasti, no, scandiscono un po' la giornata, perché inizi con la colazione, quindi dopo ore e ore che non mangi, fai la colazione, quindi mangi, quindi porti del cibo nel tuo corpo e comunque il corpo si attiva, quindi colazione, poi anche magari gli orari di lavoro, esci di casa, cioè sono tutti segnali che vengono dall'esterno. La luce è il principale, però adesso un po' tutti questi segnali stanno mancando o comunque magari non sono così netti come sono in una normale giornata di lavoro. E quali allora, rischi comportano infatti? Com'è? E quali rischi poi comportano appunto questo scombussolamento? Allora, cos'è che succede? Perché questo magari è legato, diciamo, al secondo meccanismo, che è il processo S, l'omeostasi del sonno, no? Che funziona in maniera molto simile all'appetito. Cioè, l'omeostasi del sonno è il bisogno del nostro cervello di sonno, ok? Quindi, che cosa succede? Dormiamo una notte, cioè la notte dormiamo, la mattina ci alziamo, e per tutto il tempo che stiamo svegli di giorno, più stiamo svegli di giorno, più si accumula il bisogno di dormire. È proprio una cosa che avviene a livello di cervello. Cioè, nel cervello si accumula una sostanza che è chiamata adenosina e più se ne accumula, e questo accumulo è soltanto nelle ore di veglia, più se ne accumula, più cresce il bisogno di dormire. Simile proprio all'appetito, cioè più tempo passa dall'ultima volta che hai mangiato, più hai appetito, quindi più hai bisogno di mangiare, ok? Quindi cosa succede in questo momento? Cioè, stiamo sballando un po' tutti gli orari, un po' quello che per esempio, stiamo sballando un po' tutti gli orari perché non ci alziamo più a uno. Allora, generalmente servono circa 16-17 ore di veglia per indurre circa 8 ore di sonno, per predisporci a circa 8 ore di sonno, perché dicevo, durante il giorno si accumula questa sostanza, quando arrivano 16-17 ore che stiamo in piedi se ne è accumulata tanta quanto ne serve per addormentarci, quindi cadiamo nel sonno, e poi durante il sonno viene ripulito il cervello di questa sostanza. Ok? Un po' come una clessidra, no? Quindi durante il giorno i granelli della clessidra cadono verso il basso, a un certo punto la parte superiore si svuota e ci addormentiamo. Nel sonno la clessidra viene ribaltata, quindi la parte che era riempita si svuota e una volta svuotata ci svegliamo. Non so se è chiaro questo meccanismo. Quindi cosa succede però? Vi ripeto, servono circa 8 ore o 16-17 ore di veglia per creare un bisogno di circa, allora dico 8 ore di sonno, poi dipende da persona a persona, okay? Però comunque creare questo bisogno di sonno. Per cui cosa succede? Allora, una persona che per esempio si alza alle 7 della mattina o diciamo alle 6 della mattina, alle 6 della mattina per andare a lavorare, che si alzava alle 6 della mattina per andare a lavorare e andava magari a dormire, quindi se non so, facciamo il calcolo, diciamo alle 11 di sera, adesso comincia magari a alzarsi alle 9 anziché alle 6 e quindi prima dell'una di notte non sente più bisogno di dormire, quindi si sfasa tutto in avanti anche il bisogno di sonno. Quindi anche questi ritmi vengono completamente sballati, ma non è poi così semplice tornare al ritmo precedente, al ritmo che avevamo prima, nel senso che cosa succede dopo? Vediamo di spiegarlo chiaramente. Una cosa un po' che questa cosa succede tante volte nel fine settimana, viene chiamato jet lag sociale. Allora immagina una persona, perché jet lag sociale? Allora poi questo cambiamento di orari, se tu sei abituato, cerco di spiegarlo nel modo più semplice possibile, se tu sei abituato ad andare a dormire tipo alle 11 di sera e a svegliarti tutte le mattine alle 7, nel momento in cui magari cominci ad andare a dormire anziché alle 11 di sera, alle 2 di notte, ed alzarti invece alle 5 del mattino, ti alzi alle 8 della mattina, per il tuo corpo è come se hai attraversato tre fusi orari, ok?
perché quando attraversi i tre fusi orari cambiano anche, cioè cambiano gli orari, diciamo, cambia l'orario esterno, quindi un po' la volta, e quindi ti devi adattare a questi nuovi orari. Mm-hmm. Cosa succede quando cambiamo fuso orario? Che nei primi giorni non riesci a dormire di notte, hai sonno di giorno, hai nausea, non hai appetito, perché comunque per il tuo organismo c'è uno scombussolamento di orari, sia diciamo durante la notte che durante il giorno, ok? Quindi quando torneremo, quindi adesso ci stiamo abituando ad orari diversi, però se manteniamo perlomeno anche in questo periodo, una persona che deve alzarsi alle 5, non deve alzarsi alle 5 adesso perché non c'è motivo di alzarsi alle 5 se non deve andare a lavorare. La cosa importante però in questo momento è dire, va bene, invece di alzarmi alle 5 mi alzo alle 8, ma che siano le 8 tutti i giorni. Perché se ogni giorno ci alziamo ad orari diversi, andiamo a dormire ad orari diversi, continuiamo a scombussolare, diciamo, il nostro organismo, continuiamo a vivere le giornate senza avere appetito, abbiamo sonno durante il giorno, quindi magari dormiamo una parte, dormiamo un po' anche durante il giorno e la sera andiamo a dormire che non abbiamo sonno. Per cui una persona comincia ad andare a dormire alle 10 di sera, anziché magari il suo orario che sarebbe mezzanotte, non ha sonno, per 2 ore rimane a letto e non riesce a dormire, ok? E da lì possono iniziare i problemi di insonnia, perché una persona non riesce a dormire, oddio cosa succede, non riesco più a dormire, quindi iniziano anche, diciamo, tutti quei processi, si innescano tutte quelle emozioni che poi portano veramente ad un problema di insonnia che può durare per mesi e mesi, perché il problema di una persona che ad un certo punto sviluppa l'insonnia è che non riesce più a regolare i suoi ritmi sonno-veglia, per cui pensa di avere un problema grosso, pensa che non è più in grado di dormire, per cui mette in atto tutta una serie anche di comportamenti per cercare di compensare il fatto che non riesce a dormire. Una persona che magari non riesce a dormire di notte comincia a dormire di giorno, cose che fanno anche alcune persone in questo momento, proprio perché non hanno niente da fare, dormono durante il giorno. Però ti dicevo prima, quelle 8 ore di sonno che normalmente ci concediamo durante la notte è il totale del nostro bisogno di sonno nell'arco delle 24 ore. Perché allora un bambino piccolo ha un sonno polifasico. Un bambino piccolo, sappiamo, dorme magari, quando sono piccoli piccoli, dormono a qualsiasi ora. Dopo, all'età, diciamo, nell'età dell'asilo, si dorme di notte, si fa il riposino del pomeriggio, di un'ora, no? L'hanno fatto tutti. Dopo, a un certo punto, il nostro sonno diventa monofasico, cioè tutto il nostro fabbisogno di sonno lo soddisfiamo durante la notte. Quindi una persona che durante la notte dorme 8 ore, se comincia a dormirmi 2 ore di pomeriggio, ha già quelle 2 ore non vanno a sommarsi alle 8 ore che dorme durante la notte. Quelle 8 ore sono una parte delle 8 ore che dormirebbe di notte. Quindi una persona dorme 2 ore di pomeriggio e durante la notte ha bisogno solo di 6 ore di sonno. Però se non capisci questo, vai a letto la tua solita ora pensando di dormire le tue solite 8 ore di notte, quindi dici vado a dormire alle 11 per alzarmi alle 7 e per 2 ore di notte rimani sveglio. Mm-hmm. E allora cominci a dire è un problema di insonnia, no? Quindi è un problema di insonnia, quindi di giorno magari proprio perché dopo magari ti senti stanco, continui a dormire il pomeriggio, quindi vai ulteriormente a sballare mm-hmm. i tuoi ritmi sonno-veglia. Mm-hmm. E quando succede questo, se non capisci che ci sono questi due meccanismi, pensi che c'è qualcosa che non funziona più in te, per cui... Dimmi. Che ti interrompo, che prima ancora hai detto che ci sono due fasi, la fase... circadiano, no, come si chiama? Circadiano. Sì, e poi l'altro qual era? Il processo omeostatico, che è diciamo, il bisogno, la pressione del sonno, quello di cui stiamo parlando adesso. Okay, okay. Quello che è legato proprio, diciamo, 8 ore di sonno, più o meno, e 16 ore di veglia. Ok. Aspetta che solo leggo, che vedo che ci sono già un paio di domande. Allora, Luciana, soffro di insonnia da tempo, sempre il cortisolo alto, ho sentito questo orologio, mi è stato consigliato un integratore per abbassare il cortisolo, alla luce di questo orologio circadiano l'integratore andrebbe preso mattina o sera? Chiede, l'integratore per abbassare il cortisolo. No, la mattina va bene che il cortisolo si alzi, perché è nel nostro ritmo naturale che il cortisolo si alzi. Il cortisolo deve abbassarsi, cioè il cortisolo naturalmente in maniera naturale si alza. Lei ha sempre il cortisolo alto, okay. E le hanno consigliato un integratore per abbassare il cortisolo, perché forse non la fa dormire la notte perché ce l'ha sempre alto.
Allora, dovrebbe essere così, no? Il processo, diciamo, biologico naturale. La mattina cortisolo alto e melatonina bassa, la sera cortisolo basso e melatonina alta, quindi si scambiano, il cortisolo attiva la mattina e non c'è lo stimolo del sonno della melatonina, la sera invece il cortisolo si abbassa e si alza la melatonina. Quindi la sera bisogna abbassarlo, cioè deve abbassarsi, ma il cortisolo si allora il motivo per cui il cortisolo è alto potrebbe essere proprio anche un motivo di stress, per cui al di là di quello che mi chiede Luciana, hai detto? Luciana, cioè, può, adesso io non sono un medico, per cui non voglio entrare proprio nel merito anche di un discorso qui, e poi non conosco Luciana, per cui non so quale sia il motivo per cui il cortisolo è alto. Però sicuramente, anche alla luce di quelle cose che stiamo dicendo, allora, bisogna magari evitare di esporsi a luci troppo intense la sera, perché altrimenti non c'è una secrezione di melatonina, e quindi non c'è... E poi il cortisolo si può passare anche con l'attività fisica, l'attività fisica, fare un po' di movimento, e anche magari con della meditazione, con delle tecniche di rilassamento, no? Quindi tutto quello che aiuta il corpo a rilassarsi in maniera spontanea. Quindi... Poi abbiamo Maria che scrive che lei si sveglia spesso di notte per andare in bagno. Ok. Non bisogna bere la sera un tot. Sì, esatto, cioè dalle vostre domande chiaramente non capisco il vostro stile di vita, però una cosa sicuramente la prima cosa spontanea che viene da dire è quella che mi dici mi dici tu, a meno che non ci siano anche farmaci, sapete che potrebbe esserci anche dei farmaci che stimolano la diuresi, per cui questo non lo posso dire adesso leggendo questo. Poi c'è Beatrice, il suo sonno è sempre spezzato per tutta la notte. Ok, ma è sempre spezzato in questo momento? Beatrice, scrivi se è sempre, anche non solo in questo periodo del Covid o anche prima, cioè tipo l'anno scorso o in altri momenti? Cioè, allora, in caso, quando sono spezzato, cioè se ti rendi conto, per esempio, che stai a letto 8 ore e stai a letto 8 ore, però di queste 8 ore ne riesci a dormire 6, no? Quindi... un modo per, diciamo, evitare che il sonno sia così frammentato è di ridurre un po' il tempo in cui stai a letto, in modo che aumenti la pressione, quello che dicevamo prima, no? Il bisogno di sonno, e quando vai a letto, quelle ore riesci bene o male a dormirle in maniera continuativa. Cioè, okay. Poi, poi bisogna vedere anche cosa intende per spezzato, nel senso che c'è chi magari, appunto, come la persona Luciana dice prima, che si alza spesso per andare in bagno, per cui si alza, va in bagno, poi torna a letto, si addormenta. Se invece è un discorso che una persona si sveglia, rigira, non riesce a dormire per più tempo, allora quello magari potrebbe essere una cosa un po' più fastidiosa. Poi c'è Maria Teresa che chiede se dovrebbe usare la melatonina e come si usa. Allora, la melatonina è prodotta già dal nostro organismo, ok? C'è già la produzione endogena di melatonina, poi ci sono gli integratori di melatonina proprio per integrare la melatonina. Allora, parlavamo, ti ricordi, anche in un'altra diretta, l'ultima che avevamo fatto nel tuo gruppo, Petra, che io avevo detto, insomma, di stare un po' attenti con l'uso di melatonina, infatti c'erano state delle persone che hanno risposto, qualcuno ha detto io mi trovo molto bene integrando la melatonina, un'altra persona, se ti ricordi, aveva detto insomma io ho avuto anche dei disturbi integrando la melatonina. Quindi la melatonina è un ormone, bisogna stare molto cauti nell'integrarla, perché appunto non sappiamo esattamente dopo come reagisce il nostro corpo. Per cui su questo è meglio essere seguiti dal proprio medico. La cosa però importante è innanzitutto non interrompere o favorire la produzione naturale di melatonina del nostro corpo. Adesso non so se mi hai seguito dall'inizio, quando abbiamo già parlato un attimino di melatonina, ma quello che si diceva prima con Petra è che abbassando le luci la sera ed evitando un'eccessiva esposizione ad apparecchiature elettroniche, che può essere il computer, che può essere la televisione, che può essere il cellulare, favoriamo la produzione naturale di melatonina. Poi la volta scorsa, quando abbiamo fatto la diretta nel tuo gruppo, ho fatto vedere anche, ti ricordi Petra, gli occhiali. Sì, magari faremo un'altra diretta qui con te per parlare un po'. Esatto, però qui non li ho, non ho questi occhiali perché in questo momento non sono a casa mia. Sono degli occhiali. Dimmi. C'è Stefania che dice che le capita di stare sveglia se sta troppo al PC o sui social, quindi proprio per
via di questa luce blu. Esatto, perché proprio la luce blu attiva, no? La luce blu attiva stimola proprio la produzione, parlavamo prima proprio del cortisolo, stimola la produzione di cortisolo, quindi una soluzione è quella di staccare almeno un'ora prima l'utilizzo di questi strumenti, oppure se proprio devi farlo per lavoro, allora ci sono dei filtri che puoi applicare, diciamo anche al cellulare, ormai tutti gli smartphone, adesso non solo ho messo il mio, l'iPhone, al filtro per la luce blu, ci sono comunque dei filtri già che basta semplicemente attivare, oppure ci sono degli occhiali apposta, degli occhiali filtranti blu blocker, basta che li cercate, metti occhiali filtranti per la luce rossa, per la luce blu, li mettete in Google e vi escono questi occhiali, sono degli occhiali che costano una cinquantina di euro, per cui... E cosa fanno? E filtrano proprio la luce blu, per cui diciamo quando li indossi hanno delle lenti arancioni, per cui diciamo è la percezione che sia filtrano proprio la luce blu, quindi è una percezione. Ma dobbiamo mettere la sera se guardiamo la TV per preparare l'occhio per andare a dormire? Esatto, quindi diciamo c'è una minore attivazione del cortisolo grazie proprio a questo filtro della luce blu, quindi abbiamo una percezione come della luce al tramonto, quando la luce è rossa, e questo lo puoi fare con questi occhiali. Allora, poi c'è Giustina che dice che lei soffre di insonnia e a volte prende qualche pillola per dormire, eppure la notte si sveglia e non riesce a dormire e si sveglia di continuazione pur prendendo qualche pillola per dormire. Guarda, sto preparando proprio un video da mettere sul mio canale YouTube, la mia pagina Facebook su questo, perché diciamo, anch'io ho sofferto di insonnia, per cui so quanto si sta male quando non si dorme e proprio quanto si è disperati nella ricerca di una soluzione, per cui spesso appunto io non ho mai preso farmaci, non ho mai preso sonniferi proprio perché di mio, insomma, non ci credo, però anche dopo, quindi... Sono riuscito, diciamo, a superare l'insonnia senza ricorrere a sonniferi, ma dopo, visto che adesso aiuto le persone con il sonno, mi sono messo anche, ho fatto un po' di ricerca, ho cercato di capire se i sonniferi veramente possono aiutare o meno. Mm. Ma quello che risulta da tutte le mie ricerche, proprio adesso stavo preparando proprio il contenuto di questo video, che i sonniferi che ci sono adesso possono aiutare ad addormentarsi 15-20 minuti prima di quello che si riesce a fare senza i farmaci, per cui è niente. Se una persona sta sveglia, impiega un'ora e mezza ad addormentarsi e prende un farmaco e si addormenta in un'ora e un quarto, non percepisce neanche questa gran differenza. E comunque si riesce a dormire solo un 20-40 minuti in più di notte rispetto a quando non si prendono i farmaci. E se sono stati fatti anche dei confronti, diciamo, tra i benefici che può dare sul sonno, diciamo, sulla durata del sonno, l'utilizzo di farmaci, quello che invece può dare una pratica di meditazione. E la pratica di meditazione può avere gli stessi benefici o anche migliori di quelli che danno i farmaci, senza effetti collaterali, perché gli effetti collaterali dei farmaci vanno dal mal di testa, alla tachicardia, alla depressione, alla nausea, alla vista offuscata, per cui non solo ti aiuta, non solo non migliora la qualità del sonno, ma ci sono tutta una serie di effetti collaterali per cui di giorno non funzioni. E poi purtroppo quello che succede è proprio che se tu ti aspetti che un farmaco ti risolva il problema, allora se c'è un piccolo miglioramento del sonno lo attribuisci al farmaco e quindi comunque perdi la speranza di riuscire a dormire da sola, mm-hmm. quindi in maniera naturale. Se il farmaco non funziona ti senti ancora più disperata, ti senti ancora più impotente, cominci proprio a pensare non riuscirò più a dormire bene, per cui diciamo anche a livello di pensiero si instillano delle convinzioni che sono molto molto pericolose, mm-hmm. per cui la buona pratica sarebbe proprio quella, ma c'è scritto anche proprio nei bugiardini, nel foglietto illustrativo del farmaco, che il farmaco andrebbe utilizzato solamente per le prime 2-3 settimane, dopo deve essere sospeso e servono altre forme di aiuto che ti aiutano a dormire nuovamente in maniera naturale, perché una persona può dire che dorme quando dorme in maniera naturale, perché... Sì, non grazie al farmaco. Sì, cioè nel senso, allora uno ha la febbre, prende la tachipirina per qualche giorno, dopo dice sono guarito dalla febbre, quando ha smesso di prendere la tachipirina la febbre non sale più, cioè non è il farmaco che ti dice sono guarito dalla febbre, tu naturalmente non hai più la febbre, quindi per la stessa cosa vale per il sonno, nel momento in cui non prendi niente e dormi in maniera naturale, allora puoi dire
che non soffre più di insonnia. Quindi l'obiettivo dovrebbe arrivare proprio a, l'obiettivo dovrebbe proprio essere quello di sospendere il prima possibile l'utilizzo dei, dei sonniferi. Mm-hmm. Allora, chiedono se anche chi ha più di 60 anni ha bisogno di dormire, cioè se si ha bisogno di dormire meno di quelli che hanno 40 o 30 anni, o anche per loro vale sempre di dormire 7-9 ore. Cioè, dopo una certa età bisogna anche lì sempre dormire dalle 7 alle 9 ore, o l'orario di sonno si riduce col passare? Allora, cioè, sono stati fatti degli studi, delle ricerche, si è visto che comunque una persona over 60, diciamo che gli studi andava su, lo studio che è stato fatto è che per una persona, adesso non l'ho proprio qua precisamente sott'occhio, però comunque dai 65 anni in su anche 5 ore sono sufficienti. Dai 60, sì, allora 6 ore possono essere sufficienti fino ai 60 anni, 65 anni, poi possono essere sufficienti anche 5 ore, perché si è proprio visto comunque con l'avanzare dell'età si tende a dormire bene, a dormire meno, e comunque si riesce anche a funzionare bene anche con un'ora in meno di sonno rispetto a quando siamo più giovani. Sta di fatto però che tante volte c'è, cioè, che con l'età comunque c'è una, proprio questo l'hanno dimostrato gli studi che sono stati fatti, le ricerche, c'è anche una degenerazione di alcune parti, di alcune zone del cervello che controllano il sonno, per cui il motivo per cui si dorme meno non è solo che abbiamo meno bisogno, ma purtroppo proprio è una degenerazione a livello cerebrale. Poi il fatto è che si dorme meno di notte, andando avanti con l'età, perché si dorme meno di notte con l'avanzare dell'età? Perché tendenzialmente una persona anziana diventa un po' come un bambino, nel senso che i bambini tendenzialmente vanno a dormire molto presto, però non siamo più bambini, nel senso che il bambino lo mette a letto la mamma, il bambino bene o male rimane a letto, invece noi magari abbiamo la famiglia, c'è la televisione, per cui non ascoltiamo quelli che sono realmente i nostri ritmi biologici. Se dovessimo ascoltarli nella terza età andremo a dormire un po' prima, ma non lo facciamo, e quindi diciamo perdiamo una parte di queste ore. Cioè, l'anziano tenderebbe ad andare a dormire un po' prima rispetto, diciamo, alla persona di mezza età, ed alzarsi un po' prima. In realtà si alza comunque un po' prima, ma va a dormire un po' più tardi di quello che realmente dovrebbe essere il suo orario di sonno, per cui alla fine, se vede le ore che riesce a dormire, sono meno rispetto a quelle di una persona un po' più giovane. Mm-hmm. Allora, come mai mi sveglio sempre, poi devo andare a dormire sempre alle 2 di notte? Come mai ho la cardiaca? E Maria, se puoi spiegarti un po' meglio, almeno io non ho capito bene qual era la domanda. Poi c'è quella che si svegliava sempre di notte, ha detto che anche prima di questa situazione non riusciva a dormire. Bisogna, secondo me, anche capire un po' le abitudini di una persona. Sì, anche la storia di una persona, perché ci sono persone, faccio l'esempio, persone che hanno sempre fatto turni di notte, magari anche medici, magari anche infermieri, che adesso nel momento in cui vanno in pensione non hanno più l'esigenza di stare svegli di notte, però appunto i loro ritmi sono stati sballati, come dire, per una vita, per cui comunque c'è una storia dietro per cui questa persona ha un po' più di difficoltà a dormire di notte. Poi chiaramente sto leggendo Anna che parla dello Xanax. Infatti sta prendendo 5 gocce di Xanax, prima le prendeva quando era agitata, con una boccetta riusciva a fare da 4 a 5 mesi. Adesso lo prendo spesso, sempre 5 gocce, perché si è avuto una perdita e quindi non riesce probabilmente a dormire. Queste sono tutte influenze emotive che influiscono. Certo. Al fatto di non dormire, preoccupazioni. Ecco, in questo caso cosa bisogna fare, chi non riesce appunto a dormire con la testa che gli frulla con vari pensieri? E in questo caso appunto bisogna lavorare più, diciamo, a livello emotivo. Cioè, allora, quando una persona soffre di insonnia bisogna in realtà lavorare sia a livello emotivo sia a livello di comportamentale, a livello, diciamo, di abitudini, di stile di vita, perché e torniamo un po' alle cose che dicevamo all'inizio, no? Perché si sballano un po' questi orari, perché una persona per esempio non riesce a dormire di notte, pomeriggio si sente stanca, ha sonno, va a dormire, magari dorme un'ora del pomeriggio, perché il bisogno del pomeridiano è molto utile, aiuta molto, cioè, ci fa stare bene, però una persona che di notte non riesce a dormire,
cerca di recuperare il sonno che non ha avuto, che non è riuscito ad avere di notte, durante il giorno. Per cui anziché stare a letto magari un quarto d'ora, 20 minuti, mi sta a letto un'ora e mezza. E come dicevamo prima, quell'ora e mezza è quella parte di sonno che dopo non avrai durante la notte. Per cui una persona che non riesce a dormire di notte deve evitare assolutamente di dormire di giorno, perché altrimenti sbagliamo di nuovo tutti i nostri ritmi, e deve trovare anche dei mezzi per scaricare quest'ansia, questa tensione. Ieri proprio ho fatto un video su questo, perché ci sono tante persone che mi chiedono anche che attività posso fare durante il giorno per riuscire a dormire, no? E la mia risposta è che puoi fare qualsiasi attività, e anche nessuna attività va bene, dipende proprio dipende molto dall'intenzione che metti nell'attività che fai. Nel senso che se tu fai un'attività per riuscire a scaricare la tensione, l'ansia, comunque mentre la fai il pensiero è lì: oddio, sono ansioso, oddio, non riesco a scaricare l'ansia, oddio, cos'altro posso fare. Se invece fai un'attività per il piacere di farla, viene assorbito dalle sensazioni, dalle cose che succedono mentre fai quell'attività, no? Cioè, sì. Ho fatto un video che dopo magari vuoi dare riferimenti alla mia pagina, altrimenti non riporto. Certo. Ho fatto l'esempio, no? Se ti senti triste, qualsiasi cosa fai per evitare la tristezza, in realtà sottolinea la tristezza e l'aumenta. Ad esempio, ti senti triste e dici: dai che chiamo un'amica che è sempre allegro e so così, e così parlando con questa persona al telefono mi tira un po' sull'umore. Allora, telefoni al tuo amico, parli un po' di questo e di quello, magari lui ti chiede come stai e tu non riesci a nascondere che ti senti triste. Oppure se una persona che ti conosce molto bene sente dal tono della tua voce che sei un po' giù e quindi ti chiede: ma come stai? Non ti sento bene. Quindi tu chiami questa persona per tirarti su, e in realtà dopo il discorso cade sulla tristezza e gira tutto intorno alla tristezza. Finita la telefonata, come ti senti? Ancora più triste e frustrato, perché speravi di tirarti su con la telefonata. Invece sei partito con l'intento che dovevi tirarti su, quindi il tuo focus non era chiacchierare del più e del meno, sei arrivato a parlare della tua tristezza. Ma faccio un esempio ancora più semplice, no? Un conto è andare a correre perché ti piace andare a correre, no? Quindi ti metti le scarpe, vai nel parco, vai nel bosco, vai in un posto dove ti piace correre, guardi avanti per non inciampare, corri e ti godi la corsa. Quindi hai scelto di andare a correre, perché vai a correre per piacere. Un conto invece andare a correre perché qualcuno ti sta inseguendo. Cioè, un conto è dover correre perché qualcuno ti sta inseguendo. Quindi a livello fisico l'attività è sempre la stessa, però diciamo a livello emotivo, a livello mentale cambia tutto, perché mentre corri sì, cerchi di non inciampare, non cadere, però continuamente ti volti indietro per cercare di capire se quella persona che ti sta inseguendo ti sta raggiungendo o meno. E la stessa cosa è quando si fanno le attività per cercare di scaricare la tensione. Se una persona mi chiede: ma va bene se vado a fare yoga per scaricare l'ansia e lo stress? E quello che mi viene a dire a questa persona, dico: è meglio che stai a casa. Se invece una persona mi dice: va bene, cioè, mi piace tanto nuotare, non vedo l'ora di andare a nuotare, mi è sempre piaciuto andare a nuotare, dico: vai subito in piscina, perché la persona che vuole andare a fare yoga per scaricare la tensione comunque è tesa anche mentre fa yoga. La persona invece che va a nuotare perché gli piace nuotare, nel tempo in cui sta nuotando sta pensando solo al nuoto, e nel tempo in cui pensa solo al nuoto non pensa all'ansia, al sonno e a tutte le altre cose. Per cui una volta che ha finito di nuotare si sente rilassata. Invece una persona che fa yoga per scaricare, comunque anche alla fine della lezione di yoga si sentirà tesa. Quindi va bene qualsiasi attività, purché sia un'attività che vi piace fare per il gusto di farla. Qua abbiamo Maria che dice che lei prima delle 2 di notte non riesce a dormire e che ha occhi pesanti e proprio non riesce a prendere sonno prima delle 2 e si sveglia di continuo. Qua potrebbe essere proprio un caso di insonnia. Allora, il fatto che va a dormire alle 2... Allora, una cosa importante è innanzitutto andare a dormire quando si sente sonno, quando si ha sonno, quando c'è la sonnolenza, perché ci sono persone insonni, dicono: oddio, siccome nella notte scorsa ho dormito solo 4 ore, stasera vado a dormire 1 ora prima, vado a dormire 2 ore prima, così recupero il sonno perduto, che è la cosa più sbagliata che puoi fare, perché vai a dormire 2 ore prima, ma ti giri nel letto 2 ore prima e quindi aumenta l'ansia, lo stress, la preoccupazione per il fatto che non riesci a dormire. Quindi la miglior cosa da fare è andare a dormire quando proprio si sente sonno. Cioè,
un conto è essere stanchi, perché la sera puoi essere stanco perché hai lavorato molto e quando sei stanco sì, non hai voglia di far niente, hai voglia di rilassarti. Mm-hmm. Un conto è andare a letto quando hai sonno. Quando è che, e qual è la differenza? La differenza è che quando hai sonno cominci a sbadigliare, magari senti freddo quando hai sonno, cioè ci sono dei sintomi, delle indicazioni che ti dicono che hai sonno. Quindi quello è il momento di andare a dormire, perché è molto probabile che se vai quando hai sonno ti addormenti subito o comunque nel giro di pochi minuti. Quindi ci sono persone che spontaneamente sentono bisogno di andare a dormire presto e si addormentano, e sono, diciamo, le allodole. Sono persone che vanno a dormire presto e si svegliano presto al mattino, una cosa genetica. Ci sono persone invece che vanno a dormire tardi e potendo si alzerebbero molto tardi al mattino. Quindi bisognerebbe capire anche se Maria è una o l'altra di queste categorie. Però al di là di questo bisogna andare a dormire proprio quando si sente sonno, quando si ha sonno. Poi il fatto dei risvegli notturni potrebbe essere proprio un discorso emotivo. Bisognerebbe capire quando magari questa persona ha iniziato ad avere questa difficoltà ad avere un sonno continuativo per... A volte capita che ti addormenti sul divano mentre guardi la TV, poi ti sposti nel letto e sei così. Esatto, esatto. Cioè, non bisognerebbe farlo quello, no? E quindi non guardare la TV o continuare a dormire sul divano? Cioè, allora, se ti addormenti sul divano la TV non la guardi, quindi a quel punto sarebbe meglio andare a letto. Però il fatto che, cioè, quel tempo che hai dormito davanti alla TV, come parlavamo, per quello che dicevamo prima, togliere poi le ore che dormirai nel letto, perché già in parte, cioè, come dire, se tu ceni alle 7 di sera e alle 5 del pomeriggio ti mangi un panino con la Nutella, hai già soddisfatto un po' dell'appetito che normalmente avresti alle 7 di sera. Per cui se davanti alla televisione dormi un'ora, hai già soddisfatto un'ora del tuo bisogno di sonno notturno. Per cui dopo non puoi pretendere che la notte dormi lo stesso numero di ore che dormiresti se andassi a letto al tuo solito orario senza dormire prima. Mm-hmm. Bene. Diego, scusami se ti interrompo, so che tu hai un altro appuntamento alle 5 e infatti grazie per avermi dato questa disponibilità. Visto che non so se ci sarà ancora qualche domanda, magari possiamo rifare un'altra diretta più avanti per riprendere un po' l'argomento in mano e anche magari parlare sì, di altri benefici del sonno. Ricapitoliamo un po' comunque le cose che, da cui siamo partiti, che stavamo parlando, diciamo, di questo momento, cioè le cose che vi consiglio di fare in questo momento per non sballare i vostri orari, il vostro ritmo sonno-veglia, perché dopo veramente diventa diventa difficile. Dopo, una volta che sbagli il ritmo sonno-veglia, allora, se capisci un po' i meccanismi di cui abbiamo parlato, capisci che hai un po' alterato questo, quindi è una cosa che con un po' di disciplina puoi riportare a posto. Però se non hai capito queste cose che ci siamo detto, dici: oddio, non riesco più a dormire di notte, soffro di insonnia, comincio a prendere le gocce, comincio a fare un sacco di cose per non riuscire a dormire. Cioè, la cosa più importante da fare in questo momento è cercare di alzarsi ogni mattina allo stesso orario, poi stare un po' alla luce del sole alla mattina, per cui comunichiamo al nostro corpo che è mattina, no? che è iniziata la nuova giornata, fare un po' di attività fisica durante il giorno, che non serve esagerare, perché comunque la casa, sto dicendo anche da alcuni, non è una palestra, cioè adesso in casa si stanno facendo un sacco di cose che normalmente non si fanno in casa, per cui comunque la casa deve rimanere il posto dove ci ritiriamo per stare in pace, è il posto dove anche quando si è malati si rimane per riposare, quindi la casa deve mantenere, diciamo, questa connotazione. Quindi cercate di alzarvi ogni giorno alla stessa ora, perché così date un ritmo alla giornata e anche al sonno. Esponetevi almeno 15-30 minuti al sole alla mattina, se potete andare, se avete un giardino andate in giardino, se non avete il giardino mettetevi proprio direttamente, sì, ma non con la finestra chiusa, aprite la finestra, cercate di stare direttamente al sole o su un balcone, mm-hmm. Mangiate a orari regolari e evitate il sonnellino pomeridiano. Quindi queste cose bastano per mantenere un certo ritmo della giornata, che poi avrà un beneficio anche sul sonno. Mm-hmm. Per non avere dopo anche uno shock troppo grande quando si riprenderà di nuovo il ritmo. Sarà, perché dopo se adesso sei andato avanti di 3 ore, dopo di tornare 3 ore indietro, è la stessa cosa che succede con il fuso orario. Allora, quando si attraversano più fusi orari, almeno 2 fusi orari, 3 fusi orari, si hanno queste sensazioni di nausea, di vomito, magari a qualcuno di inappetenza. Ci vuole un giorno per ogni ora di fuso orario, quindi se adesso avete spostato in avanti il vostro orologio, diciamo il vostro ritmo sonno-veglia di 3 ore, e dopo tutto all'improvviso
si riparte, insomma, si ricomincia ad andare a lavorare, ritorna negli orari precedenti, quindi dalla sera alla mattina, insomma, da un giorno all'altro ritorniamo con i nostri ritmi consueti, può darsi che ci vogliano 2 o 3 giorni per sentirsi nuovamente bene, no? Per cui sappiate che, come magari adesso all'inizio della quarantena, i primi giorni non avevamo appetito, avevamo un po' di nausea, si dormiva poco, di notte si dormiva, ci veniva sonno di giorno, tornerà questa cosa quando ritorniamo ai nostri orari consueti, insomma. Di... Ok, Diego, direi che può bastare, magari appunto pensiamo di rifare un'altra diretta proprio per vedere altri benefici e ovvero cosa comporta il non dormire, perché mi ricordo appunto già quando ti ospitai una volta precedente parlavamo di diverse cose che possono comportare appunto il non dormire, ok? Certo. Quindi, ne parliamo magari un'altra volta. Intanto grazie a te Petra e buona serata a tutti, in bocca al lupo. Grazie, ciao Diego, a presto. Ciao, a presto. Quindi per oggi è tutto per quanto riguarda il sonno. Se avete qualche domanda la potete già scrivere qua sotto questo video, così magari la prossima volta che organizziamo un'altra diretta con Diego possiamo riprendere un po' l'argomento, visto che oggi appunto eravamo un po' stretti con i tempi. E niente, noi ci vediamo domani alle 5:30, non come oggi alle 4 che era un orario particolare appunto perché Diego era già impegnato alle 5 e quindi ci vediamo domani alle 5:30 qua con lo yoga facciale. Grazie per aver seguito la diretta e un abbraccio e buona serata. Ciao!